Cari amici telespettatori di Legnano Web TV, buonasera da Axel Paderni, un bentornato presso i nostri studi televisivi di Milano per una nuova puntata di La Politica al Servizio del Cittadino. Questa sera abbiamo ospite dei nostri studi l'architetto Mariani Giorgio, ricordiamo, assessore all'urbanistica, all'edilizia e al patrimonio della città di Busto Arsizio, al quale diamo un caloroso benvenuto. Buonasera a tutti. Beh, appunto, ricordiamo, città di Busto Arsizio, chiaramente, insomma, non è un capoluogo, però comunque è una delle 12 città più grandi della Lombardia. Sì, esatto, come giustamente dicevi, per la precisione siamo quinti o sesti, a seconda, ce la giochiamo ogni volta su chi nasce, chi muore, chi trasferisce, però siamo quinti o sesti a livello lombardo, pur non essendo un capoluogo di provincia. Beh, comunque, appunto, ricordiamo, lei fa un servizio che comunque è molto importante per la comunità, ma quando è che inizia a fare politica? Beh, posso dire che la politica mi ha appassionato sin da prima della maggiore età, ossia sono stato folgorato, come si suol dire, dalla Lega, perché la Lega si può dire è nata dove vivevo. Io vivevo a Giatolona prima di trasferirmi a Vizzola Ticino, dove attualmente sono residente, e sin prima della fine degli anni 80 ho visto questi cartelloni che venivano appesi, questo movimento che all'epoca era un movimento, posso dire, carbonaro, perché effettivamente eravamo in pochi ed eravamo, diciamo, facevamo riunioni in delle stanze nascoste, perché già soprattutto le forze dell'ordine, le forze politiche del tempo ci vedevano come degli sconosciuti, non dei barbari, però insomma ci vedevano tutti con un occhio non troppo bello, diciamo, per quei tempi. E però effettivamente il verbo di allora mi affascinò subito, perché si parlava allora di Lombardia autonomista, della possibilità di tenere i soldi delle tasse che pagavamo sul proprio territorio, di avvicinare la politica veramente alla gente, cercando di demandare a Roma soltanto le tematiche, chiamiamole nazionali, e invece tutto quello che poteva riguardare il locale, quindi quello che poteva essere la gestione veramente del territorio, dall'urbanistica al verde, all'ecologia, ai trasporti. L'idea della Lega era quella di tenere il potere più vicino alla gente possibile, che poteva essere declinato nella regione Lombardia, effettivamente, e l'idea era appunto quella di diventare un po' uno Stato autonomo, però chiaramente questa era l'idea iniziale, dopo sappiamo tutti la storia come è proceduta. Beh, appunto, lei si è avvicinato in età assolutamente giovane alla politica, ma appunto parlando di giovani, cosa si sentirebbe di dire a un giovane che magari vuole intraprendere questo percorso e magari vuole fare un qualcosa per la comunità? Intanto penso che occuparsi di politica è la più alta delle arti nobili, perché si tratta veramente dell'occasione di governare le persone, quindi cercare di metterle d'accordo e fare una vita civile degna di uno stato civile. Quindi vuol dire l'arte di governare le persone, e se uno si sente veramente di lanciarsi di coltivare questa passione, è veramente una nobile arte. Però effettivamente adesso i giovani d'oggi sono un po' guardano più ad altri interessi, non vedo tanto questa passione che io coglievo nella fine degli anni 80, proprio parafrasando la mia esperienza politica, proprio l'avvicinarsi alla politica senza secondi fini, perché veramente la Lega era nata con questo spirito. Adesso vedo tanta smania di partecipare magari alla vita politica pensando già di fare carriera, pensando già ai posti che possono essere occupati da chi fa politica. Quindi la cosiddetta gavetta, o comunque la passione personale che uno può avere dall'inizio, che è quella che deve animare il giovane, la vedo un po' annacquata rispetto all'esperienza che ho avuto io. Però effettivamente
quello che posso dire è credeteci, perché effettivamente se voi avete un credo all'interno della che sentite, coltivatelo, perché sono delle belle soddisfazioni aiutare le persone senza secondi fini, ecco. Beh, tornando alla sua città, Busto Arsizio, chiaramente ricordiamo lei assessore all'urbanistica, all'edilizia, al patrimonio, chiaramente tre temi molto importanti che soprattutto negli ultimi anni le hanno dato veramente tanto lavoro da fare. Sì, io sono stato eletto per la precisione il 2 settembre del 2019, sono subentrato all'attuale europarlamentare, l'onorevole Isabella Tovaglieri, che si è dimessa dalla carica di vice sindaco del comune di Busto e aveva anche la delega all'urbanistica. Io sono subentrata a lei perché, diciamo, avevo tutte le cosiddette carte in regola per poter ricoprire un ruolo del genere, perché effettivamente l'urbanistica è un tema molto molto delicato. E vabbè, io conoscendo, diciamo, già il territorio, perché partendo, diciamo, anche dalla mia esperienza universitaria, io mi sono laureato con una tesi sul tema urbanistico, e in particolare ho studiato già nel 95 quello che poi è diventato il piano d'area Malpensa. Quindi dal punto di vista urbanistico ho studiato tutta quella zona che va da Malpensa fino a Legnano, quindi anche da un punto di vista accademico ho iniziato già a studiare quelle che sono tutto il tema dei trasporti, tutto il tema del verde, tutto il tema delle urbanizzazioni dell'area in cui dopo, 2 anni fa, mi sono trovato dalla parte dell'amministratore per governare effettivamente queste tematiche. E devo dire che in questi 2 anni sono stati 2 anni molto impegnativi, perché diciamo, posso dire che ho ottenuto dei risultati notevoli nel comune, perché sono riuscito a intercettare diversi finanziamenti che sono stati messi a disposizione sia da regione e sia anche dalla comunità europea con i bandi che escono annualmente, che poi comunque vengono declinati a livello prima nazionale e poi regionale. Sono riuscito a intercettare queste risorse e posso dire che in questi 2 anni ho la certezza di aver ottenuto da Regione Lombardia qualcosa come 41 milioni di euro per dei progetti che tracceranno il futuro di Busto da qui al 2026, perché l'orizzonte temporale della realizzazione di questi progetti dati da Regione sono il 2026. Una parte saranno la sistemazione a verde dell'area della stazione delle Ferrovie Nord, che è praticamente a 500 metri dal centro di Busto, e ha creato tramite l'interramento delle Ferrovie dello Stato nel primo anno 90, diciamo, una striscia di degrado urbano, perché effettivamente la ferrovia era stata interrata e quello che c'è adesso è una sorta di un po' di landa desolata, perché è oggetto di posteggi non governati come si deve. Praticamente c'è una ferita aperta tra il nord e il sud della città. Con questo progetto che noi siamo riusciti a intercettare tramite finanziamenti regionali attraverso il gruppo Ferrovie Nord, il progetto si chiama Progetto Fili, che è un progetto di rigenerazione urbana più grande d'Europa, perché il gruppo Ferrovie Nord riqualificherà da un punto di vista urbanistico tutta l'asse della ferrovia Milano-Cadorna-Malpensa, e in particolare le stazioni di Milano-Cadorna, di Milano-Bovisa, di Saronno e di Busto Arsizio. Questo sarà un progetto legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e noi siamo riusciti a intercettare questo finanziamento e ci siamo proposti subito, perché nel frattempo io stavo preparando un progetto di qualificazione urbanistica proprio dell'area delle Nord, e siamo riusciti a intercettare questo finanziamento, e prima del 2026 Busto sarà ricucita con un parco lineare di circa 1 chilometro, tutto saranno circa 70.000 metri quadri di verde che diventeranno un polmone all'interno della città ad uso e consumo dei cittadini. Bene amici telespettatori di Legnano Web TV, vi ringraziamo di essere stati con noi in una nuova puntata di
la politica al servizio del cittadino. Ringraziamo ancora una volta l'architetto Mariani Giorgio, ricordiamo assessore all'urbanistica, edilizia e patrimonio della città di Busto Arsizio, e ci vediamo nel proseguo dei programmi di Legnano Web TV. Da Axel Paderni, dagli studi di Milano è tutto, linea alla regia.